Nelle Mille e una notte troviamo un'ambientazione molto varia. Fra le molte novelle possiamo trovare un ciclo di racconti di tradizione araba e musulmana ambientati a Baghdad. Baghdad è la capitale dell'Iraq, nonché la seconda città più grande dell'Asia sud-occidentale, dopo Teheran, capitale dell'Iran. Voglio fare come le persone ricche e puntare un posto a caso sulla mappa di Baghdad per vedere cosa c'è. Ecco la città. Si presenta come una città dalle grandi potenzialità, anche se da subito si può notare la trasandatezza che c'è in quasi ogni edificio. La mia mente sarà sicuramente condizionata da tutte le notizie di guerra riguardanti questa città, ma non mi sentirei molto sicuro a girare per le sue strade. Girando per queste strade non posso fare a meno di pensare all'ISIS. Se ne parla molto in questo periodo, e questa città purtroppo è stata vittima di numerosi attacchi da parte degli estremisti islamici. Per capire le origini degli estremisti islamici dell'ISIS, occorre partire da quel fatidico 11 settembre del 2001. Gli attentati terroristici a New York e Washington sono stati solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso che aveva cominciato a riempirsi con gli attentati dello stesso World Trade Center nel 1993 e gli attacchi alle ambasciate statunitensi in Kenya e Tanzania nel 1998. La contromossa statunitense all'offesa terroristica fu radicale. In meno di un mese, l'allora presidente Bush dichiarò guerra all'Afghanistan, accusato di nascondere nei propri territori i principali leader e mandanti degli attentati. Un bel giorno del 2003, Bush si alzò e disse: «Ehi, dovremmo invadere l'Iraq». Questo fu il principale errore compiuto dagli occidentali. L'obiettivo principale dell'invasione era la deposizione di Saddam Hussein. Gli Stati Uniti vedevano con ostilità Saddam per vari motivi. Avevano timori su un suo ipotetico tentativo di dotarsi di armi di distruzione di massa. Sostenevano che Saddam appoggiasse il terrorismo islamista e che opprimesse i cittadini iracheni con una dittatura sanguinaria. L'ultima delle tre cose è l'unica vera, poiché le prime due si sono rivelate successivamente infondate. L'obiettivo di spodestare Saddam fu raggiunto rapidamente. Il 15 aprile 2003 tutte le principali città erano nelle mani della coalizione americana. Il popolo iracheno non ci sta perché considera l'esercito statunitense un invasore e si vengono a formare diverse fazioni che combattono gli americani. Una volta stabilitisi nel territorio, gli Stati Uniti volevano portare un governo democratico in quel popolo, ma questi tentativi di importare gli standard tipici occidentali furono un enorme fallimento. Il paese dell'Iraq è sempre stato diviso in molte diverse tribù ed è fin troppo abituato a un forte potere centralizzato. Il pugno di ferro di Saddam, con metodi dittatoriali, aveva permesso di mantenere per quasi 25 anni un determinato equilibrio politico che in poco tempo venne spazzato via dall'intervento di stati esteri. Dal 2004, grazie al vuoto di potere improvvisamente venutosi a formare con la discesa di Saddam, l'Iraq entrò in un vortice di violenza e di attacchi terroristici, dove a far da padrone fu l'accesa rivalità religiosa tra musulmani sciiti e musulmani sunniti. La differenza principale tra le due fazioni è nella scelta del successore del profeta. Entrambi credono in Maometto come loro profeta, ma gli sciiti sostengono che la guida dell'Islam, dopo la sua morte, debba essere riservata ai suoi discendenti. I sunniti invece sono dell'idea che il successore debba essere eletto da e tra l'aristocrazia locale, assumendo il ruolo di califfo. Nonostante il tentativo di un recupero della sovranità nel 2005, con le elezioni della nuova Assemblea Nazionale Irachena e la stesura della nuova Costituzione, il governo istituito non riuscì a conquistare quella forza tale per riportare l'effettivo ordine in ogni angolo del suo territorio, e le diverse microfazioni la facevano da padrone. Fu proprio in questo periodo di estrema vulnerabilità che in Iraq iniziò a nascere il progetto dell'ISIS. Il pioniere di questa nuova corrente terroristica fu Abu Mus'ab al-Zarqawi. Con l'appoggio delle comunità sunnite irachene, al-Zarqawi riuscì in un primo momento a creare una costola affiliata di Al-Qaeda. Vi ricordate quando ho detto che tutto partiva dall'attentato dell'11 settembre? Ecco, i mandanti di quell'attentato erano proprio loro. Il mancato rispetto degli ordini da parte di al-Zarqawi e l'estrema ferocia con cui compiva attentati in Iraq spinsero al-Qaeda a distaccarsi da lui, temendo che un livello così alto di violenza potesse far perdere loro il consenso della popolazione sunnita irachena. A seguito dello scisma, al-Zarqawi, forte della propria esperienza al servizio di al-Qaeda, fondò dalle ceneri del vecchio gruppo un nuovo gruppo terroristico denominato Stato Islamico dell'Iraq. Il 7 giugno 2006 al-Zarqawi venne ucciso da un raid americano e l'eredità del gruppo terroristico giunse nelle mani di Abu Omar al-Baghdadi e Abu Ayyub al-Masri. I due continuarono la propria lotta nei confronti degli occupanti statunitensi. Entrambi i leader furono uccisi dagli americani nel 2010 e il potere passò nelle mani di un ex imam iracheno, arrestato nel 2003 dagli americani ma rilasciato un anno più tardi. Il suo nome è Abu Bakr al-Baghdadi, più comunemente noto a noi con l'appellativo di califfo.
al-Baghdadi iniziò a conquistare un ruolo di spicco all'interno dell'organizzazione terroristica irachena. Proprio in questo periodo storico arriva il secondo grande errore degli occidentali, che appoggiarono l'ondata rivoluzionaria venutasi a formare tra la fine del 2010 e il 2011 nei principali stati del Nord Africa e del Medio Oriente. Tutto questo portò alla caduta dei principali dittatori delle due regioni. Dei quattro stati in cui l'ISIS fonda il proprio regno, ovvero Yemen, Iraq, Libia e Siria, tre di questi erano, o sono ancora, governati da dittatori che per decenni hanno controllato i propri stati. In tutti e tre questi stati, l'imposizione di un governo laico e nazionalista aveva fatto in modo di tenere a bada tutte quelle correnti religiose estremiste, nonché le forti rivalità tra tribù. Ma cosa succede quando il gatto non c'è? I topi ballano. Infatti, l'indebolimento del potere centrale dei principali stati laici del Nord Africa e del Medio Oriente favorì il riemergere di gruppi di estremisti religiosi, principalmente di estrazione sunnita, in tutta la regione araba. Proprio sotto gli occhi della comunità internazionale, il gruppo di Abu Bakr al-Baghdadi riuscì ad aumentare il suo potere. In Siria e in Iraq, il califfo trovò terreno fertile per la creazione del nuovo Stato islamico. Nonostante il tentativo di controllo dei rispettivi governi, Siria e Iraq risultano essere due stati con diverse zone grigie nelle quali il potere centrale non riesce ad avere il controllo e l'egemonia della forza. Se dapprima tali zone venivano governate da tribù locali, a seguito della guerra in Iraq e delle rivoluzioni arabe, l'ISIS ha iniziato a prendere il controllo di tutte queste aree. Nel frattempo in America cambiò il presidente. Bush lasciò per dare spazio a Obama. Obama decise che, per via dei costi non più sostenibili dell'operazione, sarebbe stato meglio ritirare le truppe dall'Iraq. Proprio in questo periodo, sfruttando la ritirata americana e grazie alla debolezza militare, il gruppo terroristico di al-Baghdadi, denominato nel frattempo ISIS, riuscì a espandersi tra Iraq e Siria, conquistando senza grossi problemi le città di Raqqa, Fallujah, Ramadi, Mosul e Tikrit. Da quel momento l'ISIS è diventata una realtà ibrida tra un soggetto internazionale con una propria localizzazione e un gruppo terroristico che agisce ancora nell'ombra. Purtroppo non è solo per l'avvento dell'ISIS che gli attacchi terroristici si sono manifestati nel mondo. Ecco alcuni degli attentati terroristici più sanguinosi in Europa. Attentati di Madrid. La mattina di giovedì 11 marzo 2004, tre giorni prima delle elezioni generali, 10 zaini riempiti con esplosivo furono fatti esplodere in 4 treni regionali di Madrid, in 4 stazioni differenti. Causarono 191 morti e quasi 2000 feriti. Attentati di Londra. Gli attentati del 7 luglio 2005 a Londra furono una serie di esplosioni causate da attentatori suicidi che colpirono il sistema di trasporti pubblici della capitale britannica durante l'ora di punta, mentre molte persone si recavano al lavoro. 3 treni della metropolitana furono colpiti quasi contemporaneamente e dopo poco meno di un'ora esplose un autobus. Gli attacchi causarono 56 morti, inclusi gli attentatori, e circa 700 feriti. Attentato alla sede di Charlie Hebdo. Il 7 gennaio 2015, intorno alle 11.30 del mattino, due individui mascherati armati di AK-47 sono entrati negli uffici del giornale, dichiarandosi affiliati di Al-Qaeda e intimando alla disegnatrice Corinne Ray, tenuta in ostaggio e poi rilasciata, di immettere il codice numerico per entrare nella sede di Charlie Hebdo. Hanno poi aperto il fuoco contro i dipendenti, sparando svariati colpi e gridando in lingua araba Allah è grande, causando 12 vittime. Attentati di Ankara. La mattina di sabato 10 ottobre, alle 10.04, due kamikaze, vicini all'ISIS, si sono fatti saltare in aria nella piazza centrale di Ankara, antistante la stazione, dove si stava tenendo un corteo per la pace con i curdi. Il bilancio finale dell'attacco è di 103 morti e oltre 245 feriti. Attentati di Parigi. Sono 130 le vittime di tre attacchi coordinati tra Parigi e dintorni. Tre kamikaze si fanno esplodere vicino allo Stade de France, morto un passante. 39 vittime nell'undicesimo arrondissement, uccise a colpi di Kalashnikov sparati contro diversi bar e ristoranti. 90, uccisi da un comando kamikaze nella sala concerti Bataclan. Attentati di Bruxelles. È la mattina del 22 marzo 2016 quando due ordigni esplodono presso la sala delle partenze dell'aeroporto di Bruxelles. Successivamente, un terzo ordigno esplode sul vagone centrale di un convoglio della metropolitana nel centro, causando in totale 32 morti e diversi feriti. Strage di Nizza. La sera del 14 luglio 2016, verso le ore 22.30 locali, un autocarro si è scagliato ad alta velocità sulla folla accorsa per assistere ai festeggiamenti pubblici in occasione della festa nazionale francese, investendo centinaia di persone e provocando il panico.
La corsa del veicolo è proseguita per 1,5 km, durante il quale il conducente sparava all'impazzata, forzando la zona pedonale e procedendo zigzagando, così da provocare il numero massimo di vittime, di cui almeno 82 morti e 300 feriti. Come fanno gli attentatori e i malintenzionati a riuscire ad introdursi negli stati, a comprare armi e ad ottenere passaporti falsi per poi compiere questi gesti? La risposta è nel Deep Web,